12 giorni di festeggiamenti, un villaggio allestito in un'area dedicata al carnevale e due sfilate dei carri allegorici. Questa è l'edizione del Carnevale Ponte Corvese 2016, un'edizione rinnovata che rappresenta l'anno zero ed il futuro per una delle manifestazioni più sentite e della lunga tradizione in provincia di Frosinone. Quella di quest'anno, infatti, è la 64esima edizione. Ponte Corvo comincerà i festeggiamenti il 29 gennaio, per finire il 9 febbraio. Nell'arco di questi 12 giorni sarà allestito un villaggio sul carnevale. La location individuata dagli organizzatori è presso il centro commerciale Il Ponte e nel circuito appositamente ideato in viale Dante Alighieri, dove si terranno le parate del 31 gennaio e di domenica 7 febbraio. Abbiamo pensato di creare un villaggio del carnevale, e quindi carnevale anno zero, in seguito a determinate richieste che da sempre la parte attrice fondamentale del carnevale, che sono i carristi, avevano fatto alle amministrazioni. Non parlo del passato, parlo del presente, ma soprattutto del futuro, perché sono certo che questa iniziativa, così come è nata e così come sarà, ci sarà nei prossimi giorni, sono convinto che creerà le basi per avere un carnevale quantomeno alla pari con quelli più importanti d'Italia, Putignano 100. La tradizione dei carristi a Ponte Corvo è antica almeno di 2 secoli, ma si sta perdendo. Per evitarlo, i maestri hanno deciso di insegnare la loro arte nelle scuole ed arruolare nuove forze per continuare, attraverso le generazioni future, una delle più creative tradizioni di tutti i tempi. Abbiamo necessità di reperire forze nuove, ricambio generazionale, e quindi ci andiamo a scuola durante negli orari previsti dal progetto, per cercare proprio di portare i ragazzi alla costruzione di un carro, oppure inizialmente alla costruzione di maschere che poi sfileranno all'interno del nostro carnevale.